non rivelare sentimenti e pensieri per appunto realizzare un contegno corretto e gentile. Tommaso Accetto, nel suo trattato della dissimulazione onesta del 1640, sottolinea le conseguenze positive nella politica per chi è capace di dissimulare. Analoghe osservazioni nell'idea di un principe e di un principe politico cristiano di Savera Fajardo dello stesso anno. In tutto un capitolo sull'ira, Savera Fajardo mette in guardia contro i danni politici. La ira, e cito, la ira è una descompostura indigna della maestà. Deve il principe dissimulare la ira e perdonare le offese. E cita una lettera di Ludovico XI di Francia al figlio: qui nescit dissimulare, nescit regnare. Un ulteriore esempio di Savera Fajardo ci porta nell'Antico Testamento il giovane Davide, apacibile e manso. La dimostrazione ex contrario, per eccellenza, resterà sempre la vita e sogno di Cadrone della Barca, 1634-35. Un dramma eminentemente politico, come sappiamo, nonostante il tema centrale, molto barocco, della relatività del reale sognato o non sognato. Ricordiamoci Sigismondo, dal padre, re Basilio, imprigionato e fatto crescere in completo isolamento per via di una profezia di malaugurio che poi non si avvererà, viene addormentato e fatto risvegliare nella corte per provare se magari, nonostante questa profezia, Sigismondo potrebbe essere in grado di regnare. Segue la scena in cui Sigismondo soccombe all'ira, si comporta male con le dame alla corte, getta addirittura dalla finestra il domestico. Inutile l'ammonimento del vecchio Plutarco: seas mas apetibile si reinar di seas, cerca di essere più pacifico se vuoi diventare re. Solo alla fine, alla lieta fine del dramma, a Sigismondo riuscirà la mas alta vittoria, vencerle a me. E si mostrerà quindi degno e capace di regnare, di succedere al padre. In quanto alla dissimulazione, abbiamo già sentito dell'importanza supplementare e sempre positiva nella pratica delle armi. Sempre positivo esempio del servizio della rappresentanza politica. Poco prima di Lomazzo, già citato, Torquato Tasso aveva determinato, e cito, il nascondere dunque l'inganno è, per così dire, la dissimulazione nella dell'arte è sommo artificio. Fine citazione. Gli esempi non mancano in quel che segue e non mancheranno. Basti pensare ai tizianeschi ritratti dell'imperatore Carlo V, seduto a cavallo ma sempre con tanto di barba, atta a smorzare il pragmatismo del turco. Gettando lo sguardo sui secoli seguenti, dal 700 a oggi, possiamo chiederci se e dove abbiano sopravvissuto nella vita e nell'arte i canoni del comportamento stabiliti alla corte di Urbino. Tradotto in più lingue è diffusissimo, come sappiamo, il testo di Castiglione. Rigidissimi, non solo a Madrid, i cerimoniali di corte importati dalla Borgogna. Ragion per cui non risulta facile spiegarci la realizzazione e le reazioni contemporanee, soprattutto al quadro La famiglia di Carlo IV, 1800-1801, di Francisco de Goya. Siamo ben lontani dall'image
i principi e cortigiani creati e voluti da Castiglione. Se non fosse per le vesti, per le insigne monarchiche, potremmo pensare di avere davanti il clan di una classe sociale molto più bassa, invece di una famiglia reale ritrattata per volere e su incarico del re. Goya non dissimula, anzi. La critica non esita a parlare di indicibile spietatezza, di una tremenda denuncia di meschinità e follia, presunzione e vuotaggine, alterigia e animalità, di inquietante precarietà che emana da questo gruppo di personaggi fantocci. Fine delle frammentari citazioni di una critica. E ci si chiede come avrà reagito il monarca a quella vulgarizzazione sua e dei suoi. Restiamo in Spagna e guardiamo un po' per consolarci su un altro gruppo di famiglia, quello di Juan Carlos e dei suoi, su una foto del 2010. Particolarmente rigida e severa perché preso durante una parata militare. Nessuna inquietante precarietà, comunque, anzi. Qui non è l'artista fotografo che dissimula, sono i fotografati che dissimulano le donne, soprattutto guardate abbiamo l'aspetto arcigno quasi delle donne. Compostezza, severità, le persone distribuite secondo i ranghi, secondo l'importanza politica dei Borbones. Di crescente importanza politica il ruolo di Felipe e della consorte Letizia. La sopravvivenza delle tradizioni, della consapevolezza di ciò che un re deve e vuole adempiere giorno per giorno, vengono tra l'altro illustrate dalle lettere di Juan Carlos che Juan Carlos scrisse nel 1984-85 a Felipe che all'epoca sedicenne soggiornava e studiava in un collegio nel Canada. Lettere pubblicate solo di recente, 4 anni fa. Lettere, come dice la copertina, para insegnarle a ser re. Lettere non solo sugli studi da intraprendere, sui compiti militari, diplomatici, eccetera, ma anche su aspetti concernenti la tematica nostra, su nuestra conducta. Tenemos que adoptar conductas claras y dignas y evitar los caprichos. E ovviamente pensiamo al governarsi, leggendo nel dominar los impulsos. E ancora, tus lapsus y tus faltas no se olvidarán e irán creando una fama poco deseable. E ancora, todos somos un poco esclavos de la prensa, de la stampa, porque puede aumentar la fama y destruirla y llevarla a la vulgaridad y al ridículo. Esclavos de la prensa. Foto come queste hanno fatto settimane fa il giro del mondo. Da sottolineare non nel nostro contesto, non solamente l'aspetto immorale in genere, l'assenza di conductas claras y dignas, ma anche e soprattutto delle conseguenze politiche di queste fotografie, del non saper governarsi. Infatti, non mancano voci in Spagna che chiedono l'abdicazione di Juan Carlos in favore del figlio Felipe. Da contrasto ci serva il Felipe IV di Velázquez, nel 1635, l'anno di Sigismondo, se vogliamo. Londra National Gallery. Gli inglesi lo chiamano The Silver Philip
È inusuale infatti lo splendore delle vesti con ricami, con ricchi ricami d'argento, perché di solito anche Filippo IV è ritratto vestiva di nero. Ritrattistica ufficiale di rappresentanza politica, il monarca in piena figura, dignitoso, lo sguardo fermo. Il biondizio della barbetta dissimula almeno un pochettino l'eredità fisionomica. Non meno donnaiolo, questo Filippo, non meno sciupa femmine, sciupa monaca addirittura, e molti lo sapevano. Tuttavia, il cosiddetto siglo d'oro non era il secolo dei paparazzi, era il secolo delle rigide donne ben conosciute da Velázquez e che quindi dipinge un monarca impeccabile nel doppio e triplo senso della parola. Chiuderei con due ritratti più contemporanei, ma sempre legati alle norme di contegno dell'umanesimo marchigiano. Il primo, una splendida regina Elisabetta nel 1953 o 56, le date riferiscono, naturalmente salta nell'occhio il fascino femminile, ma anche, e direi soprattutto, sottolineato dalla prospettiva un po' dal basso in alto, il contegno dignitoso e maestoso, majestic, della persona. Opera di un pittore italiano, Pietro Annivoni milanese, influenzato a Nivoli dal Rinascimento italiano. Persuade senz'altro l'informazione di Wikipedia se ripensiamo ai tanti ritratti di peso anche politico visti in precedenza. L'espressione del viso, degli occhi, senza superficiale fierezza, anzi al pari di tanti principi, al pari anche di Isabella di Gonzaga, gli occhi quasi assorti, meditabondi. In ogni caso, un ritratto tutto al servizio dell'alto ufficio della ritrattata. Nel contesto, mi viene in mente un'osservazione della TU in occasione del giubileo dell'incoronazione, poche settimane fa. L'osservazione era, per me nuova, ma senz'altro convincente, tra le tante fotografie scattate magari giorno per giorno della regina, non ci sono foto che mostrano la regina nell'atto di prendere un pasto, di mangiare. Perché? Perché non conforme alla dignità, all'immagine ufficiale della figura della sovrana. Ultimo esempio di continuità del contegno principesco formatosi nel primo Cinquecento, purtroppo un po' piccolino per ragioni tecniche e anche giuridiche, ma tutti riconosciamo Vittorio Emanuele II in una fotografia del 1861, l'anno della proclamazione del Regno d'Italia, di cui abbiamo l'anno scorso festeggiato il 150°. Si osserva, tra l'altro, quanto debba la loro giovane arte fotografica alla pittura. Nel caso nostro, il fotografo riprende gli elementi topici della ritrattistica politica di cui si parlò nel corso di questi 20 minuti. Non senza meraviglia, ma con soddisfazione, ci si imbatte in una descrizione non della fotografia, ma della persona reale, concreta del monarca. Una descrizione tutta ammirazione e simpatia, dovuta alla penna di Benedetto Croce. Sentiamolo, Benedetto Croce, e cito: aveva serbato non poco del vecchio re di razza, la qual cosa conferiva al suo prestigio presso il popolo che trovava rispondente al suo concetto di un re, il suo aspetto e piglio soldatesco, il suo abito di gentiluomo di campagna e di cacciatore, la franchezza e la sprezzatura dei suoi modi.
fine citazione. Risulta quindi che in questo catalogo del Novecento, tra le virtù di un monarca italiano dell'Ottocento, rispunti una delle qualità, sprettatura, con le quali Castiglione nella marchigiana Urbino aveva caratterizzato il contegno ideale di un nobile. Grazie. Ringraziamo il professore Heinreich per questa affascinante relazione e sarà certo una bellissima idea di mettere a confronto come si condensano i doveri dei principi una parte nella letteratura e l'altra parte nell'arte e seguire questo rapporto tra i secoli. Grazie. E passiamo alla seconda relazione di questa sessione ed è Heinz Hoffmann, professore Heinz Hoffmann di Tugunda, diritti e doveri di un principe, lo speculum principis di Marte per Federico da Montefeltro nella Martias di Giovanni Mario Filelfo. Un attimo, non trovo un po', ma voglio anticipare ancora su queste carte lucide, ma forse l'anno prossimo o la prossima volta diciamo. Devo avvertirvi che parlerò non in italiano ma in tedesco, perché ho visto che l'ultima relazione in tedesco a uno dei congressi di Sassoferrato venne fatta circa 6 anni fa, così che ho pensato che to pleroma tu chronu fosse venuto ad offrire di nuovo un intervento in tedesco. Ma chi pensa che non sia in grado di seguire un intervento in tedesco può naturalmente uscire e prendere un caffè o un gelato al bar. Nemusci? Tutti capiscono il tedesco? No. Molto grazie. Allora, di Martias. Martias, über die ich in Sassoferrato gelegentlich gesprochen habe, ist ein Epos in 2 Büchern auf Federico da Montefeltro, verfasst von Giovanni Mario Filelfo, dem 2. Sohn von Francesco Filelfo. Die einzige Handschrift des noch ungedruckten Epos, Vaticanus Urbinas Latinus 702, ist das Widmungsexemplar für Federico, das auf den 17. März 1464 datiert ist. Um den Kontext des Abschnitts, den ich im Folgenden Ihnen vorstellen will, zu verdeutlichen, gebe ich kurz eine Übersicht über den Inhalt des Epos. Die 2 Bücher mit je 1201 Versen gliedern sich in jeweils 3 Teile. In Buch 1 wird zunächst die Vorgeschichte der Geburt von Federico erzählt.
Seine göttlichen Eltern sind Mars und Minerva, die ihren Sohn Federicus nennen, etymologisch aus Fides und Eryx, Federicus, abgeleitet. Der zweite Bestandteil enthält eine Anspielung auf den Berg Eryx in Sizilien mit einem berühmten Heiligtum der Venus, mit der Mars ja ein besonderes Verhältnis verband, während der erste Teil auf die Fides des künftigen Helden verweisen soll. Der zweite Abschnitt berichtet die Zeugung und Geburt selbst, während der dritte Abschnitt Federicus durch Wundertaten sich auszeichnende Kindheit und Jugend behandelt, darunter einen ausführlich geschilderten Kampf gegen die Laster und andere Monster. Die beiden ersten Teile sind nahezu ausschließlich in der mythologischen Welt des antiken Götter Olymp situiert. Der dritte Teil spielt in der historisch erkennbaren, jedoch mythisch überhöhten Landschaft Urbinos und der Marken. Buch 2 beginnt mit einer längeren philosophischen Reflexion. Federicus, von der Lektüre der Taten großer Römer der Vergangenheit selbst zu neuen Taten angeregt, die ihm unsterblichen Ruhm verleihen sollen. Federicus sinnt über Ruhm und Vergänglichkeit nach und überlegt, wie er seinem Beinamen Herkules gerecht werden könnte. Dann folgt der Fürstenspiegel, auf den ich gleich zu sprechen komme. Der zweite Teil zeigt Federicus als Ausrichter sportlicher Wettkämpfe und im dritten Teil erzählt Filelfo die Feldzüge Federicus, vor allem gegen seinen Erzfeind Sigismondo Pandolfo Malatesta von Rimini, mit dessen Niederlage im August 1462 und der Eroberung von Fano im September 1463 dieser historische Teil endet. Das Buch schließt mit einem Preis von Federicus Virtutes, die ihm zu Recht den Beinamen Herkules verleihen und ihm dereinst göttliche Ehren wie seinem antiken Vorbild zuteil werden lassen. Wenden wir uns aber dem ersten Teil des zweiten Buches zu. Nach seinem Sieg über die Laster und andere Monster überlegt Federicus anhand von drei Exemplareien, wie er seinem Beinamen Herkules gerecht werden könne. Zunächst lässt er berühmte Männer und Frauen in seiner Erinnerung passieren und fragt sich, wie sie zu ihrer Größe und ihrem Ruhm gekommen sind. In einem zweiten Abschnitt sinniert er über das Schicksal und den Ruhm frevlerischer und tugendhafter Menschen der Antike nach ihrem Tod. Abschließend macht er sich Gedanken über den Untergang von Städten und Reichen und folgert aus all dem, dass nur wer nach Tugend und Ruhm strebt, positiv im Gedächtnis der Nachwelt bleiben wird. In diesem Moment tritt Mars zu ihm und entführt ihn in einen heiligen Hain auf einem Berg in der Nähe Urbinus, wo Mars zu einer weit ausholenden, genau 250 Verse umfassenden Rede ansetzt. In ihr legt er seinen Sohn dar, dass Ruhm und andere immaterielle Werte höher veranschlagt werden müssen als materielle Güter, vor allem Reichtum und irdische Macht, und erläutert ihm die Pflichten eines Fürsten gegenüber seinen Untertanen und sich selbst. Damit thematisiert er Reflexionen und Maximen, deren literarischer Ort herkömmlicherweise die Gattung der Fürstenspiegel ist. Nun ist zwar der Begriff des Fürstenspiegels Speculum Regis oder Speculum Principis nicht vor dem 12. Jahrhundert belegt, wird überhaupt die Bezeichnung Speculum für ein handbuchartiges Werk erst im Mittelalter aufgekommen ist. Inhaltlich existiert diese Gattung jedoch bereits seit der Antike in Schriften, die als Sammlung von Ratschlägen für Herrscher konzipiert sind. Als Autoren sind im griechischen Bereich unter anderem zu nennen Xenophon, Isokrates und Dion von Prusa. In der lateinischen Literatur haben vor allem Senecas an Nero gerichtete Schrift De Clementia sowie der Panegyricus des Plinius auf Trajan und die spätantiken Panegyrici Latini die Gattung definiert und nachhaltig beeinflusst. In der spätantiken Dichtung ist besonders auf Claudians panegyrisches Epos auf das vierte Konsulat des Honorius
von 378 nach Christus zu verweisen. Dort erzählt Claudian im historischen Rückblick, wie Theodosius anlässlich der Erhebung seines Sohnes Honorius zum Augustus im Januar 393 ihn in einer langen parhelletischen Rede über die Pflichten eines Herrschers belehrt und gleichzeitig in Anlehnung an die antiken Traktate Peri Basileias ein Bild des idealen Herrschers entwirft, der aufgrund von Selbsterkenntnis und Selbstbeherrschung zur Virtus gelangen müsse. Denn im Gegensatz zu einem Herrscher bei den Barbaren, für den allein vorliegende Abstammung als Qualifikation genüge, gilt für einen römischen Herrscher virtute decet non sanguine miti. Er muss das delphische Gnoti sauton befolgen und sich bewusst sein, dass er ein Leben in der Öffentlichkeit führt und dass sein Beispiel allen sichtbar ist. Insbesondere muss er seinen Zorn und seine Affekte kontrollieren, gerade auch im Bereich von Liebe und Eros, ei primo testo che trovate sulle fotocopie. Proclivior usus in caiora. Proclivior usus in paiora datur, suadet quelicentia luxum in legebrisque frena faret. Tum vivere caste asperius, cum prompta venus. Tum durius irae consulitur, cum poena patet. Sed compreme motus, nec tibi quid liceat, sed quid fecisse decebit occurat, mentemque domet respectus honesti. Es folgen Aufforderungen zur Pietas, die sowohl Frömmigkeit gegenüber den Göttern als auch pflichtbewusstes Handeln gegenüber den Untertanen einschließt und zur Clementia als den wichtigsten Herrschertugenden. Und Theodosius stellt den Pius Princeps, der sich als Vater und Mitbürger gibt, dem Tyrannus gegenüber. Vor allem, so Theodosius weiter, verderbe Hochmut einen sonst edlen Charakter, und er nennt dafür als Beispiele aus der römischen Geschichte namentlich Tarquinius Superbus, Caesar und das jüdische Herrscherhaus, allen voran Nero, denen er als Vorbild Kaiser Trajan entgegenhält. Trajans Leistungen als idealer Herrscher im Krieg dienen Theodosius als Ausgangspunkt für den letzten Teil seiner Rede, die aus Ratschlägen an den damals gerade 8 Jahre alten Honorius für die Kriegsführung bestehen. Doch die Bitte von Honorius, ihn schon jetzt mit ins Feld ziehen zu lassen, weist Theodosius ab und rät ihm, sich vorerst mit griechischer und römischer Geschichte zu beschäftigen und daraus für sein künftiges Leben als Herrscher zu lernen. Er unterstützt dies mit einer Reihe von Exempla aus der römischen Geschichte, von Brutus bis Cato Uticensis, die nach verschiedenen Gesichtspunkten innerhalb des binären Systems von Virtutes und Vitia geordnet sind. Freiheit, Libertas, Verrat, Perfidia, Vertretung übermäßiger Strenge, Rigor Nimius, freiwilliger Tod für das Vaterland, Mors in Vinsa, Tapferkeit, Fortitudo, vorsichtiges Taktieren, Mora, Verhalten in Notsituationen, quid rebus in artis, dux gerat, Ruhm auch trotz Unglück, nullos meritis oxister casus und Armut. Claudian hat hier auf das gängige Arsenal der Topoi in den Vorschriften für den Logos Basilikos zurückgegriffen, aber auch aus eigener Kenntnis einiger der oben genannten Texte geschöpft. Daher berührt er sich in manchen Punkten mit dem Fürstenspiegel in der Martias Philelphos, der ebenfalls auf diese Traditionen zurückgreift. Beide Reden, bei Claudian und bei Filelfo, werden vom Vater an den Sohn gerichtet, und zwar im Palast, in den Theodosius mit Honorius nach der feierlichen Zeremonie zurückgekehrt ist und in dem Mars seinen Sohn Philerykus aufsucht. Mars entführt ihn dann zwar auf den Mons Martius bei Urbino, doch dass diese Szene ein Traumgesicht ist, stellt sich nach der Rede von Mars heraus, während bei Claudian diese Unterweisung in keine
Traumszene begleitet. Im Gegensatz zu der Ermahnung von Theodosius, Honorius solle die antiken Historiker lesen und von den Taten der großen Vorbilder lernen, hat hier Phiderikus, der etwa doppelt so alt wie Honorius zu denken ist, dies bereits getan. Er hat die Historiker bereits gelesen. Mars eröffnet seine Rede mit der Ermahnung, dass ein Herrscher sich der Macht der Götter bewusst sein muss und nur aus tiefer Frömmigkeit heraus sein Amt führen kann. Und dadurch nimmt Mars eine Forderung auf, die auch Theodosius erhoben hat. Man muss die Götter um das Richtige bitten und seinen Sinn auf Unsterblichkeit richten. Il seguente testo sul libro proprio. Magna solis tractare puer, cum singula prisca mente movis summa. Nihil est sine numine diu, quod dice ad claros veduces reges ve potentis. Ant igitur quam magna milis, maiora putato posse dari, si corde de osceris, et pia vota fundis apore pico. Petitur si tutirius usquam murs, ob est petiisse de os caelumque progasse. Die Menschen jedoch, so fährt Mars fort, richten ihr verkehrtes Streben auf irdische Güter und er erläutert dies mit einer Priamalerei der falschen Güter. Die einen streben nach Ruhm und Herrschaft, sind aber dennoch traurig und unbefriedigt, auch wenn sie den höchsten Gipfel der Macht erreicht haben. Andere streben nach Reichtum, aber der zerfließt meistens wieder und dann sind sie arm und müssen mit einem abgewetzten Mantel und etwas Nahrung und einem Bett zufrieden sein. Viele andere streben nach Schönheit und blendendem Aussehen, aber mit dem Alter vergeht auch die Schönheit und man stirbt, ob jung oder alt. Und schließlich gibt es welche, die ihr Ziel in einer großen Nachkommenschaft sehen, aber auch diese werden schließlich Opfer des Neides und der Intrigen ihrer eigenen Kinder. Daraus soll Phiderikus die Schlussfolgerung ziehen: Der Körper stirbt, aber nicht der Geist, der sich nach dem Tode unsterblich zu den Gestirnen und Göttern emporschwingt. An diese Priamenreihe schließt Mars eine erste Gruppe von Exempla für das Fehlverhalten berühmter Männer und Frauen des antiken Mythos an und fügt jeweils positive Gegenbeispiele anderer für richtiges Verhalten hinzu. Unter denen, die nicht nach den Grundsätzen von Virtus und Pietas gelebt haben, nennt er Sinon, der durch seine Lügenreden die Trojaner veranlasste, das hölzerne Pferd in die Stadt zu ziehen, und Sinons Vater, eigentlich Großvater, Autolykos, der als Sohn des Hermes ein großer Dieb und Täuscher war. Ihn erhält der Epaphos, den Sohn von Jupiter und Isis, und dessen Nachkommen entgegen: Belus, Hypermnestre und Lykkeus und Abbas, dem König von Tirnus, Vater von Akrisius und Proetos, die sich alle durch ein frommes und tugendhaftes Leben ausgezeichnet hätten. An zweiter Stelle nennt Mars die Proetiden, die mit Wahnsinn gestraft und in Kühe verwandelt worden waren und erst durch Melampus geheilt und zu ihrem früheren tugendhaften Leben zurückgeführt wurden. Als positive Gegenbeispiele stellt er ihnen zum einen die Töchter des Adrastes, des Königs von Argos, gegenüber, die ihrem Vater einen Kult stifteten und von denen Deipyle, die Mutter des Helden Diomedes, wurde, zum anderen Kylix, den Vater des Pygmalion und Pygmalion selbst, der sittlich vorbildlich lebte und, wie auch seine Tochter Paphos, nicht durch Gewalt und Willkür, sondern immer entsprechend den Gesetzen herrscht. Als negative Beispiele für Vitium und Adulterium schließt Mars unter anderem die Enkelin von Pygmalion, Myrrha, an, ferner Laptakus, dessen Sohn Ödipus und die Ödipus-Söhne Eteokles und Polyneikes, denen er wiederum als lobenswerte Vorbilder die Agenor-Söhne Phoenix und Katmus, sowie Sichaeus, den Gemahl Didos, den er offensichtlich als König von Phönikien versteht, gegenüberstellt.
Daran schließt Marx einige Beispiele für das Fehlverhalten von Göttern und nennt dafür Pluto, der sich ungerechterweise der Herrschaft Jupiters bemächtigen wollte und deswegen eine Zeit lang zu den rohen Molossen verbannt wurde, eine Tradition, die er bei Boccaccio in den Genealogie Deorum Gentilium fand. Des Weiteren die Töchter von Pluto, die Furien und Victoria, die wankelmütig sich schnell vom Sieger zum Besiegten wenden kann. Alle diese Überlieferungen stammen aus Boccaccio. Der lange Katalog von insgesamt 105 Versen soll zwar einerseits dazu dienen, Philippus zu einem Leben nach den Grundsätzen der Virtus anzuhalten und ihn zu einem Fürsten zu erziehen, der sich in seinen Handlungen an den Gesetzen und den Herrschertugenden der Clementia, Pietas und Justitia orientiert. Andererseits soll dieser Katalog jedoch, wie auch die anderen Kataloge in diesem Epos, für die Filelfo eine besondere Vorliebe zu haben scheint, soll dieser Katalog ihm auch Filelfos eigene Belesenheit und Kenntnis der antiken Geschichte und Mythologie gerade in ihren oft entlegenen Verästelungen und Überlieferungen demonstrieren und soll dem Epos einen gelehrten, fast alexandrinisch zu nennenden Anspruch geben, mit dem sich der Dichter bei Federico da Montefeltro als Poeta Doctus für ein Hofamt empfehlen will. Der folgende Abschnitt in Marx' Darlegungen schließt sich wieder enger an die Topik der Fürstenschmiede und insbesondere wieder an Claudian an. Dort bei Claudian hatte Theodosius seinen Sohn Honorius vor den Gefahren der Cupido, der sinnlichen Lust und den Verlockungen der Venus gewarnt und ihm eingeschärft: Tum vivere caste aspereus cum prompta Venus. Dann ist ein zittriges Leben schwieriger, wenn Venus sich direkt anbietet. Marx spricht ja aus eigener Erfahrung, wenn er Venus und Cupido als Ursache allen Übels bezeichnet, der folgende Text auf den Kopien: Hic omnis sata causa malia, Venus improba, quasum junctus in ers olim, vulcano nupta marito, atque cupido puer, jaculis viteritat orbem pulver juv, non corda deo. Sed dira libido ex agitat quandoque duces reiesque, remisso stare facit veluti rerum simulacra suar. Zur Erläuterung für seinen belesenen Sohn fügt er zwei Exemplar von mythologischen Helden an, die durch Frauen beherrscht oder von ihnen zugrunde gerichtet wurden. Herkules und seine Verbindungen zu Omphale und Iole, sowie Achilles und dessen Liebe zu Briseis und Polyxena, wovon vor allem letztere großes Unheil über die Trojaner und Griechen gebracht haben. Diese Beispiele sind umso bedeutender, als der Grundtenor des Epos ist, dass Philippus zwar ein zweiter Herkules sein wird, aber gerade auf dem Gebiet der Venus improba und der Dira libido sich von ihm deutlich distanziert. Die Herkules-Analogie trifft sich mit Federicos eigenem Verständnis als Herkules, die folgt. Mit Federicos eigenem Verständnis als Herkules, das sich in der künstlerischen Ausstattung des Herzogspalastes in Urbino ausdrückt. Ja, ein bisschen höher. Ja, von der Skala der Geantichen, Nummer 6, von der Skala der Geantichen, Nummer 6, Führt eine Tür in die Stanza da Letto und eine zweite in den Salone del Trone nach rechts, die Darstellungen tragen. Jetzt das Problem. Die Tür nach links. Ja, das sieht man nicht sehr gut, ein bisschen tiefer. Es kommt auf die oberen beiden Meter an. Ja, die Tür nach links, die Stanza del Letto, hat in Tarsien von Mars und Herkules. Sehen also rechts hier Mars und Herkules. Die zweite Tür
wenn Sie das nächste, es geht jetzt etwas rasch, aber ist gleich vorbei. Die zweite Tür hat Darstellungen von Apollo und Minerva, links Apollo und rechts Minerva. Schöne Italienarbeiten, Sie kennen die ja vielleicht im Palazzo Pitti. Mars und Minerva sind aber laut Filelfo die göttlichen Eltern von Fidericus selbst. Und er selbst soll, wie gesagt, ein zweiter Herkules werden. Dazu kommt, jetzt nochmal der Grundriss, bitte. Wenn Sie den nochmal haben. Danke. Dazu kommt, wenn man hier Nummer 1 vom Scalone d'Onore in den Piano Nobile kommen, durch die Porta della Guerra, das ist hier noch das Zweite, das werde ich hier noch vom, ja, vom Scalone Nummer 1, d'Onore, in den Piano Nobile, durch die Porta della Guerra, Nummer 3, Sala Nummer 3, in die Sala della Ivole eintritt, die zum ältesten Teil des Palazzo gehört und benannt ist nach dem Fries auf dem Kamin, der eben Herkules und Ivole zeigt. Man vermutet, dass dieses Appartement anlässlich der Hochzeit von Federico und Battista Sforza 1459-60 ausgestattet wurde und ursprünglich als das Privatgemach von Battista Sforza vorgesehen war. Ob Filelfo davon zur Zeit der Abfassung der Martias 1463-64 allerdings wusste, ist unsicher und wohl eher nicht anzunehmen, da er sonst mit seiner Kritik an Ivole vorsichtig gewesen wäre, zumal die Intarsien der Holztüren, der Porta della Guerra als Haupttugend Battistas die Pudicitia verkünden, die in den beiden unteren Wänden, das steht unten, das ist also Porta della Guerra. Ja, okay. Auch das ja, Herkules ja und die Tugenden, die dort oben stehen. Dann aber, im Anschluss daran, holt Marx zu einer Invektive aus, wie sie noch in keinem Fürstenstudium anzutreffen war, wenngleich er und Filelfo sich damit in eine Tradition frauenfeindlicher Literatur stellen, die bis ins 8. bis 7. Jahrhundert vor Christus zurückreicht und über die römische Satire, vor allem Juvenal, und die spätantiken Kirchenväter, den Mittelalter und der frühen Neuzeit vermittelt wurde, der folgende Text auf dem Handy. Femina in ane pecus, cuiusvel sola superlex levis in ore putis, pulcri cervice capilli, sidera luminibus, la bris sacra corpora, collo nips egur, et toto confusum corpore. Cupto stabilitat tandem, vel sit tibi castior illa andromache, ad natos tantum poscenda creandos, ad segetes, ut mollis ager fecunda vetellus, non tractanda manu, non quavis parte movenda, ni quantum semenque refers caramenque reportas. Also als Ehefrau soll man sich nur eine keusche Andromache nehmen und sich von den anderen Frauen, die also wie wie eitle Tiere sind, inane picus, deren einzige Schönheit die glatte Haut, dieses schöne Haar und andere körperliche Vorzüge sind, während man sich davon fernhalten soll. As keller hoc, kai desgeflogen, rerumpfe libido, undigrecum tarum. Populi ex agitantur ad arva, atque ruunt sine lege truces, pelutque tyrannos, ultima Roma li si quaeris regnaturitus. Die mir hier zugemessene Zeit verbietet es, die Tradition und Herkunft der einzelnen Aussagen zu verfolgen. Doch schon die erste Behauptung, dass die Frau ein nichtswürdiges Stück Vieh sei, Femina in ane pecus, lässt sich auf die griechische Iambik zurückführen.
Simonides leitet die verschiedenen Frauentypen unter anderem aus 8 verschiedenen Tieren ab, dem Schwein, dem Fuchs, dem Hund, dem Esel, dem Wiesel, dem Pferd, dem Affen und der Biene. Ähnlich Phokylides, der sich auf die 4 Tiere Hund, Schwein, Pferd und Biene beschränkt, wobei beide offensichtlich auf volkstümliche Vorstellungen des Vergleichs von Frauen mit Tieren zurückgreifen. Die folgenden Aussagen über die körperlichen Attribute als das Einzige, was eine Frau vorweisen kann, ihre Sola Supellex, sind ebenfalls typisch und in der Tradition der antifeministischen Diskurse reich gelegt, ebenso die daran anschließende Ermahnung, sich zur Ehe und für die Zeugung von Nachkommenschaft eine Frau wie Andromache zu nehmen. Dann kommt Mars aber wieder auf Venus zurück und ihren verderblichen Einfluss auf die Menschen und ganze Völker, die zu Krieg und Unruhen, zu Anarchie und Revolution führen, wie man an der letzten Phase der römischen Königszeit sehen kann. Dahinter steckt natürlich der Gedanke an die Lucretia-Episode, denn gerade durch die sexuelle Zügellosigkeit des Sextus Tarquinius kam es zum Selbstmord Lucretias und zum Aufstand gegen die Königsherrschaft und die Vertreibung der Tarquinier. Und vor solchen Folgen ungezügelter Erotik will Mars seinen Sohn offensichtlich weinen. Aber nicht nur um römische Geschichte dürfte es hier gehen, sondern auch um höchst aktuelle Ereignisse in Urbino. Denn es liefen schon lange Gerüchte um, dass die Verschwörung gegen Herzog Otto Antonio und seine Ermordung im Juli 1444 nicht nur wegen der allgemeinen Unzufriedenheit der Bürger Urbinos mit seiner Regierung erfolgte, sondern dass vor allem sein zügelloses und ausschweifendes Leben, zu denen seine wichtigsten Ratgeber verführt hatten, Ursache der Verschwörung waren, der er und seine Ratgeber zum Opfer fielen. Sollen er und seine Freunde doch sowohl hochstehende Damen als auch einfache und unschuldige Mädchen verfolgt und vergewaltigt haben, sodass von Antonios Leichnam auf die Piazza geschleppt und ihm dort das Glied abgeschnitten und zwischen die Zähne gesteckt wurde, wie Zeitgenossen und spätere Chronisten berichten. Ob Otto Antonio tatsächlich einen solchen ausschweifenden und gewaltigen Lebenswandel führte oder ob diese Anschuldigung nur von Federico nahestehenden Quellen verbreitet wurde, da Federico offensichtlich selbst in die Planung des Anschlags verwickelt war, lässt sich heute nicht mehr eindeutig entscheiden, hat aber große Wahrscheinlichkeit für sich. Jedenfalls war es die allgemein umlaufende Version, die Filelfo umso besser seinen Mars in den Mund legen konnte, um damit die Version des Hofes von Urbino nachdrücklich zu unterstützen und sich selbst durch solche Loyalität erneut für ein Hofamt in Urbino zu empfehlen. In der folgenden Schlussparenese fordert Mars seinen Sohn auf, sich für sein hohes Amt und die bedeutenden Aufgaben, die ihn erwarten, zu rüsten. Das ist der folgende Text auf dem Handout. Quar age nate deis, juvenum clarissime regum ad viducum, praelate bonis fatisque dioque auctore, annuerit tibicum fiderice supernus Jupiter, arma para, quae sint filici avotis, orbi futura tuis, remque expectato vocantem imperium me rege tuum, ne numina vivum incusar ausis, si sunt quaduc venegata quae copis. Ad nil est, voto quod posca repossis, dent superi quae recta videt, te maxima virtus nutriat, huic totum te delitum, cetera malis nulla tibi. Non est interdis crimen honores, sint armis, sint justa toga modo praemia reo. Im Gegensatz zu Diodosius, der seine Ermahnungen an den erst 8-jährigen Honorius richtet und ihn deswegen noch nicht auffordern kann, sein Herrscheramt anzutreten und Honorius' Wunsch, ihn sofort mit in den Krieg zu nehmen, ablehnt, im Gegensatz dazu also geht Mars zum Schluss seiner Rede dazu über, Fidericus seine künftigen Ziele anzukündigen. Als Vorübung für die Kriege, die er zu führen hat und die den dritten Teil des zweiten Buches bilden, fordert Mars ihn auf, Kampfspiele abzuhalten, die gleich anschließend im zweiten Teil ausführlich erzählt werden. Die abschließende Rede von Fidericus ist Bestandteil eines im Gattungsspektrum relativ seltenen Typus von Fürstenspielen,
den man als inszenierten oder mimetischen Fürstenspiegel bezeichnen kann, da es sich um eine Szene in einem fiktionalen Text handelt, in dem der Vater oder eine andere mit Autorität ausgestattete Person den jungen Fürsten in den Rechten und Pflichten eines Herrschers unterweist, diese Unterweisung aber nicht in eine Richtung verläuft, sondern in der zu Belehrende den Sprecher durch Fragen, Kommentare und Wünsche unterbrechen oder am Ende den Lehrvortrag durch solche Äußerungen kommentieren und als für sich verbindlich annehmen kann. Bei Claudian fällt Honorius seinem Vater mit seinem Wunsch ins Wort, bei Filelfo beschränkt sich Friderikus Akzeptanz auf die anschließende Reflexion und die Zustimmung im Gebet an Jupiter. Wir haben gesehen, dass viele Einzelheiten inhaltlicher, aber auch struktureller Art die Rede des Mars mit der Rede des Theodosius bei Claudian verbinden. Filelfo, dessen Belesenheit und Kenntnis beider antiker Literaturen enorm war, kannte Claudians Dichtungen sehr gut, wie viele andere Anspielungen und Zitate in der Martias zeigen, doch ging er bei der Abfassung seines Fürstenspiegels durchaus eigenständig vor. Vor allem ist er, soweit ich sehe, der erste neulateinische Dichter, der einen solchen Text, einen antiken Gott in den Mund legte, während ihn die Einbettung in eine fiktionale Handlung mit Claudian verbindet. Eigentümlich ist auch, dass in Mars' Rede überwiegend von den Pflichten des Prinzen die Rede ist, weniger von Rechten, die sich jedoch ohnehin von selbst verstanden und gerade durch den Hinweis auf die Pflichten eingegrenzt und ausbalanciert werden mussten. Es handelt sich eben um eine ethische Parenese in einem fiktionalen Text und nicht um staatsphilosophische oder verwaltungsrechtliche Empfehlungen in Anlehnung an scholastische Summae oder aristotelische Politikderivate der Schriften vom Typus De Regimine Principum eines Thomas von Aquin oder Egidius Romanus. Der Fürstenspiegel in der Martias hat daher ein unverkennbar eigenständiges Profil, das sowohl gattungs- als auch kontext- und zeitbedingt ist, vor allem letzteres. Denn die Differenz zu den tatsächlichen historischen Gegebenheiten, um nicht zu sagen der Abgrund, der Filelfos idealisierendes Bild seines Filericus, Sohn von Mars und Minerva, von dem historischen Federico da Montefeltro trennt, wurde mir durch zwei Zitate sorgfältig, die ich Ihnen zum Schluss gegenüberstellen will. Fidericus schließt sein vorhin genanntes Gebet an Jupiter, indem er die Befolgung der Grundsätze gelobt, die ihm sein Vater eingeprägt hat, mit folgenden Worten, es ist der letzte Text auf dem Handout, Justitia vivam, gentes laudatus in omnis, religione pius. Rebus prudenta agendis praesi ad ratio. Nec agam nisi digna supermo puncta viro, et cuius recitetur denique vita mortalis, cum claustra poli contendet ad arte. Walter Tomassoni in seinem 1978 erschienenen Buch La Vita di Federico da Montefeltro schreibt anlässlich der ungeklärten Umstände und Hintergründe von Odantonius' Ermordung im Juli 1444. Il giovane 22enne Federico, che aveva già fatto la sua esperienza militare sotto il comando di Niccolò Piccinino in un ambiente rotto ad ogni malizia, ed essendo provvisto di doti di intelligenza superiori, era senz'altro in grado di impostare e condurre con freddezza a termine un piano astuto che non doveva coinvolgerlo direttamente, ma che doveva permettergli di raccoglierne i frutti finali. Federicus Leben auf Erden wurde und wird noch oft erzählt werden, aber anders, als es sich Mars, Filelfo und er selbst vielleicht vorgestellt haben. Danke sehr. Fare un giro grande dalla tematica dei doveri
attraverso la storia della letteratura e la storia dell'arte, perciò riprende una idea del professore Heinrich, sicuramente non è un caso, e cioè non è un caso e dico passiamo ora subito all'ultima relazione di questa serata, che è di Simona Daniella. Parlerò di una poetessa di fine 300 italiana, Angela Nogarola. Se qualcuno non avesse l'endow, vedo che ce ne sono tanti nei posti lasciati liberi. Forse nelle file dietro non sono arrivati. Il mondo anglosassone, la cura dei cosiddetti gender studies, ha mostrato spiccata sensibilità per la letteratura femminile. Angela Nogarola è nome frequente in rassegne e antologie di donne votate alle lettere. Ricorre nei lavori di Margaret King e ha trovato rilievo nel recente volume di Ost Parker, Women's Writing Women. Tuttavia, sebbene tra le donne umaniste possa fregiarsi del primato cronologico, condiviso con la nobildonna padovana Maddalena Scrovegni, la poetessa veronese Angela Nogarola non ha mai incontrato effettiva fortuna critica. È rimasta figura evanescente, poco più di un nome, quasi eclissata dalla fama delle sue nipoti, Ginevra e, soprattutto, la ben più celebre Isotta. Esili sono le tracce biografiche, esiguo il catalogo delle opere, nulle le edizioni critiche dei testi. Le rare informazioni sono sistematicamente riprese dai due volumi di Apon e Abel che raccolgono gli opera omnia di Isotta, monografia pubblicata nel 1886, che qualche spazio dedica alle altre donne letterate della famiglia, Ginevra e Angela. Ignoti gli estremi cronologici, la biografia di Angela si costruisce su una sola data, un solo terminus ipse, come ha coniato stamattina il professor Walter. È il 1396, quando risulta moglie, probabilmente sposata giovanissima, poco più che bambina, del conte Antonio, della casata trentina degli Arco. Fu madre di Galeazzo e Francesco d'Arco, il secondo dei quali è il nonno di Niccolò d'Arco, il maggior poeta umanista trentino. Ancora fanciulla, o poco più, Angela intrattenne una piccola corrispondenza in versi con due importanti poeti vicentini, Antonio Loschi e Antonio da Romagno. Rinomati uomini di lettere presso la corte dei Visconti, costoro non lesinarono alla Virgo Angela calde parole di incoraggiamento, perché proseguisse nel culto delle muse. Vicentino fu pure il professor presso il quale Angela si formò, Matteo Dorgiano, che gli dedicò un poema dal titolo Religio, trasmesso da un unico codice della Biblioteca Estense di Modena, italiano 427. Fu Dorgiano, che utilizzava frequentemente i versus caudati cum autoritate, a influenzare Angela nell'uso della tecnica del centone. In questa struttura versificatoria la Nogarola elaborò i suoi versi a Pandolfo Malatesta, chiedendogli la restituzione di un codice di Seneca che il Malatesta aveva perso. Il Carme alterna un esametro classico a un verso originale di Angela in rima col precedente,
Le autorità che sono utilizzate informano sulle sue letture: Orazio, Ovidio, Virgilio e Lucano. A questi è abbinata un'autoritas moderna, ma che a solo qualche lustro dalla morte, nel Veneto di fine 300, era già innalzata al rango di un classico, Francesco Petrarca. L'opera citata è il Bucolicum Carmen. Una sostanziale integrazione al catalogo delle opere di Angela offre una preziosa miscellanea di testi poetici, il manoscritto 4973 della Biblioteca Comunale di Trento, del quale fornì un'ottima tavola dei componimenti Luciano Capra in un articolo guarignano pubblicato nel 1971 su Italia Medievale Umanistica. Questa ricca antologia di Carmina fu messa insieme probabilmente a Padova nel 1437 o poco dopo, nella cerchia del frate domenicano Pietro Lazzaro. Include numerosi componimenti di un suo corrispondente, il veronese Giorgio Maffei, oltre a testi di autori veneti, tra cui Niccolò Loschi e Guarino Veronese. In questa galassia di poesie latine si distingue un nucleo fortemente legato alla famiglia Nogaroda. Lo trovate nel primo punto dell'elencato. Oltre ad alcuni Carmina di Angela, poesie indirizzate alla stessa, tra le quali un Carmine di Avogaro d'Orgiano, che è il figlio di Matteo d'Orgiano, precedentemente citato. Numerosi sono inoltre i versi di Giovanni Nogarola, il fratello di Angela, tra i quali un Carmine per le nozze della sorella. Risalta tuttavia un ulteriore sottogruppo di testi, questa volta caratterizzato in relazione al genere letterario, la bucolica. Ai fogli 20-23 sono state copiate tre eclore, la prima di Angela, la seconda di Antonio Fantesello a Giovanni Nogarola, la terza dello stesso Giovanni Nogarola. Quest'eclora di Angela nel manoscritto di Trento costituisce un significativo episodio della feconda fioritura, pur diversificata dal punto di vista geografico, del genere bucolico tra 3 e 400 in Italia. Ed è un importante banco di prova per valutare la cultura letteraria della poetessa di Verona, i suoi modelli, la bontà della sua tecnica, la qualità della sua poesia. Fornisce altresì un sicuro indizio cronologico alla sua biografia, invero assai avara di fatti e di date, e conferma alcune testimonianze antiche. Quella, per esempio, del frate eremitano bergamasco Filippo Foresti nel De Plurimis Claris Selectitia Mulieribus, pubblicato nel 1497. Il Foresti sosteneva Dicimus scripsisse eglogas, e ancora quella pressoché coeva di Sabadino degli Arienti, che nel ritratto di Angela, elaborato nel libro Delle Clare Donne, scritto per Ginevra Sforza Bentivoglio, riferiva della Nogarola, fece alcune bellissime eloghe, con tanta arte e dottrina. Al punto 9 dell'endout avete la mia proposta di edizione critica, così potete valutare se effettivamente sia davvero bellissimo o meno l'egloga di Angela Nogarola. La rubrica informa essere destinatario dell'egloga Francesco Barbavara, figura eminente della corte viscontea, il primo camerario di Gian Galeazzo Visconti. Il Barbavara è adombrato in uno dei due collocutores, Mecenate, il consigliere di Augusto e patrono del poeta Busteri. Dietro l'altro collocutor, Cherulus, si cela l'autrice stessa. In una risoluta professione di modestia, Angela prende il nome del malus poeta di Alessandro Magno, quello capace a stento di scrivere una manciata di versi buoni, menzionato in due passi di Orazio. I luoghi oraziani e gli scoglia li trovate al punto secondo del mentale. Nelle edizioni critiche di Orazio la grafia è Cherulus, ma nella ricchissima tradizione manoscritta delle epistole dell'ars poetica trova ampia attestazione Cherulus, e si trova Cherulus anche in un caso di Lovato Lovati, che nomina il poetastro di Orazio. L'incipit dell'accorata domanda di Cherulo Mecenate, fronde sub acte lui recubans e termine parvo, riecheggia e rimodula il celebre attacco della prima bucolica di Virgilio, titire tu patule recubans sub termine pagine.
ma significativa la differenza della scena, la cornice dell'epoca. Mentre Titiro è all'ombra di un vasto faggio, Facule Fagi, Micenate giace sdraiato all'ombra piccola, termine parvo di una tenue fronde di lui. Un tempo, onore e gloria delle selve, Micenate ora esule. La sorte l'ha portato in un mondo a lui ignoto. Lo sospinge a muovere passi per vie a lui inconsuete. Abbandonate le antiche sedi, Priscisco era il di Sedibus, versi 6-7, trascorre il suo tempo in selve straniere, externis silvis. Micenate spiega allora a Cherulo che la fortuna, che giammai perdura Felix nel tempo, ha mutato il suo corso. Micenate è ora oppresso dal dolore e con gli occhi rigati di pianto effonde il suo spirito dagli atti di riposo del cuore. Sono i versi 12-14. Per descrivere l'avvicendarsi della fortuna, al verso 11, Frondibus ut suis silveva riantur in annos, la Nogarola riprende la celebre similitudine utilizzata da Orazio nell'Ars Poetica per illustrare la mutazione dei verba, ovvero le selve che ogni anno mutano le loro foglie, ut silve foliis pronos mutantur in annos, verso 60. Cherulo sollecita Micenate a riferire il motivo della sua infelicità, dichiarando di voler essere solidale con la sua afflizione, di accoglierlo participem comitenque mali grandisque doloris, è il verso 21. È un verso costruito su un esame petrarchesco della decima ecloga del Bucolicum Carmen. Lo potete vedere nella sezione fonti dell'endout, primo esempio del punto qui. Dal verso 38 al 98 è Micenate, ovvero il Barbabara, a prendere parola e a riferire le vicende che l'hanno portato all'esilio. È la parte narrativa dell'ecloga. Il racconto si apre con la descrizione di un'ardua selva, che, in linea con la tradizione bucolica, è allegoria della città. L'ardua silva del verso 38, totum famosa per Orben, è chiaramente Milano. Esplicito è il nome del fiume che la percorre con placide onde, il Naviglio. Nomine Navilium proprie di Xere Coloni, è la precisazione al verso 41. La Milano Viscontea del Barbabara è costruita su un eccellente modello letterario, la selva poetica di Orfeo nel decimo libro delle Metamorfosi Ovidiane. Racconta Ovidio del poeta di Tracia che, infranto il divieto di volgersi indietro, aveva condannato l'amata sposa Euridice a precipitare nuovamente per la seconda volta nell'Averno. Respinto dal nocchiero dello Stige, Orfeo rimane 7 giorni sulle rive senza toccare cibo. Solitario si ritira sul rodope e sul lemo battuto dai venti, tra gemiti e lamenti. Infine si reca sulla cima di un colle spoglio, coperto solo da un verde manto d'erba, senza piante né ombra. Ma appena Orfeo pizzica le corde della sua cetra, ecco spuntare le piante, ecco l'ombra. E non manca la pianta caonia, caonis arbor, perifrasi per la quercia, e in rapida successione il leccio, frondibus esculus altis, i figli, i fragili noccioli, corili fragiles, il frassino dal legno buono costruire le lance, fraxinus utilis astis, e a seguire tutte le altre. Angela si ispira alla selva di Orfeo, riprendendo, un po' sunteggiato, l'elenco di Ovidio. Risulta evidente dal confronto sinottico che trovate nell'endout, il primo punto della sezione fonti. Segnalo solo un paio di riprese minute di questa parte botanica dell'epoca. Il frassino, ai versi 44-45, è detto idonea telis, idoneo per i dardi, come in Ovidio utilis aspis. E il pino è detto succintaque pinus, al verso 44. È la medesima giuntura che si trova in Ovidio, il pino dalla stretta, dalla chioma fusolata. Tuttavia, mentre l'enumerazione in Ovidio si chiude col cipresso, nell'ecloga la pianta nobili orcuntis ad quarbore grazio romnis, che è il verso 52, è un altissimo faggio, l'altissima fagus dei versi 53-54.
Fin dalle interpretazioni antiche, l'ombra del faggio della prima epoca di Virgilio simboleggia la protezione del potere politico. Il Servio Danielino, ad esempio, identifica esplicitamente il faggio in Augusto. Non di meno, gli esegeti del moderno bucolico Carmen di Petrarca, benvenuto da Imola e Francesco di Endimeni, interpretano l'altissima Farius dell'epoca decima, la Laurea Occidens, come il potere imperiale. Nell'epoca della Nogarola, il faggio identifica Gian Galeazzo Visconti, il duca di Milano. Gli avidi pastori e i pii coloni, versi 57-58, lasciavano i loro campi per poter vedere il suo tronco. Le acquatiche naiadi abbandonavano i fiumi, ne seguivano i fauni che lasciavano i boschi. Le nereidi e tutte le altre divinità gli recavano doni. Da notare come il motivo dell'ombra protettiva del duca di Milano sia un topos presso i letterati della corte di Scontia. Eloquente l'esempio di un Carme di Antonio Loschi proprio al Barbavara, dove nei versi 9 e 11 si facendo all'alma ombra del celeste duca Gian Galeazzo, sub alma sile rei qui punque lucis requiescimus umbra. Ai versi 72-74 il collocutor mecenate Barbavara dichiara tutto il suo amore per il faggio. Primus gan colui felix ic regna putavi deliziasco e meas. È un eco evidente delle parole di Petrarca della decima epoca del Bucolicum Carmen, quando il personaggio Silvanus dichiara l'amore per Laurea Lauro. Asse godelizia asse topes et regna putavi. Lo stesso vale per i versi 78-80. Ecmi summus onos, era tecme a tota voluttas, eccetera. Il confronto sinottico lo trovate nell'endout. Dietro il velame della finzione bucolica, la storia. Il rapporto tra il Barbavara e Gian Galeazzo Visconti fu in effetti strettissimo. Il conte di Virtù, poi duca di Milano, aveva nominato il Barbavara primo camerario, gli aveva affidato l'amministrazione dello Stato, gli aveva dato in moglie una parente, Antonia Visconti, aveva affidato lui l'educazione dei figli. Ma un evento traumatico cambia la vita di mecenate Barbavara. La morte del faggio Gian Galeazzo, avvenuta il 3 settembre del 1402. Anche in questo caso, per descrivere la morte del faggio, sono i versi 91-96, Eolias pregereminas e via di seguito, la Nogarola si rifà a Petrarca, riprendendo la descrizione della morte dell'Auro, ovvero la morte di Laura, sempre dall'epoca decima. Due sono i venti che stirpano il Lauro petrarchesco, il Pestifereurus e l'Humidus Auster. La Nogarola riprende lo schema, la grezza materia verbale e anche il sonus petrarchesco, solo con minime variazioni. Ad estirpare il faggio, cioè a portare la peste che uccide Gian Galeazzo, sono sempre due venti, il Turvidus Auster e l'Orrifer Boreas. Mecenate Barbavara prosegue a narrare la sua sventura al verso 105. A consolarlo della morte del faggio erano sorti due virgulti, sono le gemine virge dei versi 114-115. Le gemine virge che con la loro piccola fronda, parvis iam frondibus, erano in grado di portare ombra, umbram prestantes, ai versi sempre 114-115. La furia dei venti non le aveva toccate, liquerat intactas. E queste imitavano in tutto il faggio, imitantes omnia fagi. Era lo stesso mecenate che le preservava al sicuro dal morso delle capre, servava un tutas morsupe capraro, sembra che l'abbia capito bene questi versi, e le difendeva dalla zuffa col toro, valido certamine tauri, ai versi 118-119. Dall'affizio dell'allegoria bucolica alla storia. In effetti, il Barbavara era stato disegnato da Gian Galeazzo, esecutore testamentario e curatore degli interessi dei figli, Giovanni Maria e Filippo Maria Visconti, chiaramente i due virgulti dell'epoca. Ma un nuovo evento sconvolge la vita di Mecenate, l'irruzione del letterato pastore che porta il nome di Porreus. Siamo al verso 122. Porreus ad subito pastori manor omni.
l'intertestualità qui è assai significativa. La clausola in Manio Romney, con l'uso poetico del comparativo in luogo del superlativo, è un calco di Virgilio, dell'esametro del primo libro dell'Eneide, in cui viene introdotto Pigmalione. Pigmaleon sceleranta lios in manio omnis. Non è un caso. Pigmalione è il re di Tiro, fratello di Didone, l'assassino di Sicheo. È il tiranno che costringe la sorella a fuggire per lì di lontani, ad approdare in Libia, dove poi fonderà Cartagine. Angela elabora l'immagine dell'usurpatore Porreus sull'usurpatore virgiliano Pigmalione. Le parole di Porreus al verso 124, ungine sicura permittam pace fruente, permetterò io che costui si goda una pace sicura, sono un'altra ripresa compendiata del Bucolicum Carmen di Petrarca, in particolare della dodicesima ecloga, dal titolo Conflittatio. È l'ecloga che, sotto il velo dell'allegoria, racconta episodi della guerra dei cent'anni. Si tratta dell'interrogativa retorica di Artico, il personaggio che simboleggia il re d'Inghilterra, la domanda che rivolge a Ban, il re di Francia. Ungine perpetua gaudentem pace videbo, securoc sinam resupinum spertere sonno. Ma chi è il pastore Porreus? Chi è colui che con la frode si è impossessato dei greggi e degli armenti? Chi è colui che incombe su due virgulti che riposano su termine leti all'ombra della morte, come viene detto al verso 132? In quest'epoca non è difficile squarciare il velame dell'allegoria. L'onomastica, infatti, è assai connotata e sotto il nome di Porreus si cela Antonio Porro. È il protagonista della sollevazione popolare dei giorni 23, 24, 25 giugno del 1403. È colui che aizzò il popolo milanese al grido a morte Barbavara. Francesco Barbavara fu allora messo al bando e costretto, assieme al fratello Manfredo, a fuggire dalla città di Milano. Vi ho riportato nei fogli distribuiti il vivace racconto relativo a quei giorni dello storico milanese Bernardino Porrio, che nomina proprio il Porro quale promotore della sollevazione, specificando la ragione del suo malanimo nei confronti del Barbavara. Leggo solo un pezzettino. Ma di nuovo all'altro giorno, circa la terza ora, il Porro, infenso inimico del Barbavara, per averlo escluso, anzi espulso già gran tempo dal concilio del Duca, levò il popolo della città dei borghi all'arme, eccetera. Questi precisi riferimenti ai fatti storici del giugno 1403 ci consentono di avere un sicuro terminus post-quem per la datazione dell'epoca della Magarola. Vorrei ora fissare l'attenzione sulle fonti di questa bucolica di inizio 400. Come risulta evidente, anche solo colpo d'occhio, guardando la seconda fascia dell'apparato, Angela esibisce nei suoi versi copiosi echi dagli autores maggiori, Virgilio, Orazio, Ovidio. E, circoscrivendo l'ambito alla linea bucolica, è evidente che la bucolica antica, all'epoca di Virgilio, affianca la bucolica moderna, il Bucolicum Carmen di Petrarca, mentre non ho trovato nessuna traccia di Boccaccio o della corrispondenza tra Bucolica, tra Dante e Giovanni del Virgilio, o altri autori come Checco di Meletto Rossi. Sembra però di scorgere un autore decisamente peregrino. Stamattina il professor Walter ha detto la massima: moltitudo canum mors laboris. Io non ne ho una moltitudo, ne ho solo tre di cani. Perché? Tre sono i fili intertestuali che rimandano all'epoca di Tarcunio Siculo. Il più evidente è il terzo degli esempi che vi ho riportato. Ai versi 147-148 dell'epoca di Angela, la frase «Nullunque vagatur securo ductore pecus» riecheggia in antifrasi un segmento dell'epoca prima di Calpurno. «Licet omne vagetur securo custode pecus». Si noti, oltre alla ripresa lessicale, l'identica collocazione dei termini all'interno dell'esametro, «vagatur vagetur» in clausola finale,
nonché la perfetta equivalenza nella forma prosodica delle parole ductore, custode. Allo stesso modo, il verso 76 dell'Eloga di Angela, con l'immagine del pastore che, adempiendo i suoi doveri, a sera conta i tori, quoque sub validos numeravi in vespere taulos, è mutuata sul passo della terza Eloga di Carcugno, in particolare il verso 64. Pascere quod nostri numerantur vespere tauri. Meno evidente il terzo esempio, quello appunto A. Al verso sesto dell'Epola di Angela, l'emistichio invisa stazione sedens ricalca il verso terzo dell'Epola quarta di Calpurnio, in suetà stazione sedens. Ma in questo caso si tratta di analogia situazionale. L'Epola quarta di Calpurnio si apre con la domanda di Milibio Coridone: perché Tacitus, e col volto minaccioso, cultuque minacci, se ne sta sotto un platano, perché si è in un luogo per lui inconsueto, in sua età stazione se avesse. Così l'epoca della Novarola, in cui Cherulo chiede a Mecenate cosa lo costringa a muovere i passi per insuetos calles. Notare l'aggettivo insuetus presente anche in Calcuno, in sua età stazione, perché cerca boschi e pascoli stranieri sedendo in un luogo a lui ostile, in visa stazione sedens. C'è anche il quarto cane della muta, che è la tradizione manoscritta. Infatti, la tradizione manoscritta di Calpurnio è fortemente localizzata e perfettamente compatibile con l'ambiente culturale della Novarola. Le eploghe di Calpurnio ricompaiono proprio a Verona, attorno alla metà del 300. Lo testimonia la redazione precanonica di una delle lettere familiari di Petrarca, dove il poeta di Laura, rivolgendosi al sodale veronese Guglielmo da Pastrengo, dice di aspettare le eclode di Calpurnio. Vi ho ricordato il passo: aspetto eius Calfurni, come scriveva Petrarca, bucolicum. Le aspettava da un altro amico veronese, il poeta Rainaldo Cavalchini da Villafranca. Oltre ai cosiddetti bucolici latini minori, l'epoca di Angela pone altre questioni storico-culturali. In primo luogo, la presenza della figura di un mecenate, il patrono delle lettere, presso la corte viscontea. In secondo luogo, costituisce un documento letterario sul Barbavara, figura ancora assai controversa nella storiografia. È stato addirittura ipotizzato che avesse una relazione non solamente professionale con la duchessa, la moglie di Gian Galeazzo. La Novarola, come abbiamo visto, ha scelto di chiamare mecenate il Barbavara, destinatario della sua eploga. È l'unica a farlo, che io sappia. Ma il titolo di mecenate diventerà prerogativa dei Barbavara. Un altro della stirpe, Francesco, si chiama Francesco di Pelupi, che non è il nostro, ma è un nipote, sarà il mecenate per antonomasia negli anni 30 e 40 sotto Filippo Maria Visconti del XV secolo. Così lo chiamavano il panormita elvegio. Ma quello più interessante è chi era il mecenate prima di Francesco Barbavara, il nostro. Solo qualche anno prima i poeti fregiavano del titolo di mecenate un altro esimio uomo di corte, Pasquino Capelli, cancelliere, segretario e consigliere del duca, insigne bibliofilo, corrispondente di Coluccio Salutati, colui che per un equivoco fortuito e fortunoso scoprì a Vercelli il manoscritto delle epistole familiares di Cicerone. Ho riportato tre esempi nella sezione ottava dell'Endau, tratti da due epistole metriche dell'Oschi e un passaggio di una lettera di Antonio da Romagna ad Alberto Magnenti. È attraverso i buoni auspici, i buoni uffici di Pasquino, presso Gian Galeazzo, che i letterati di corte, i letterati impetravano di accedere alla prestigiosa aula dei Visconti. Il Barbavara eredita quindi da Pasquino il titolo onorevole di mecenate. E come abbiamo visto in precedenza, al punto terzo dell'Endau, dopo la fine di Pasquino, sarà il Barbavara, alzior omnibus dell'aula ambugera, che si rivolgerà a Antonio Loschi per diventare il segretarius di corte. Non deve essere una cosa poliziesca, però
si constata che il primo a beneficiare della morte di Pasquino fu proprio Barbabara, almeno per quel che concerne il prestigio culturale di patrono dei letterati. È ben nota la fine del capello. Accusato di infidelità verso il duca, alto tradimento praticamente, gli fu comminata la condanna a morte. Questo accadde verso la fine del 1398. Le cronache hanno speso dovizia di particolari per descrivere la crudele fine. Quella in volgare del fiorentino Pietro Minerbetti informa che Pasquino fu posto in una gabbia di ferro, issato su un'alta torre e fatto morire di stenti. Gli Annales Mediolanenses addirittura che Pasquino fu avvolto nudo nel cuoio caldo e poi murato vivo in una torre del castello di Pavia. Qualche sospetto sul ruolo del Barbabara relativamente alla morte del Capelli non mancò nemmeno al tempo. Una luce fosca e sinistra sul Barbabara si ritrova in una misteriosa lettera che si legge a Despota in epigrafa ai fogli 282-284 dell'enorme manoscritto miscellaneo Vaticano Palatino Latino 327. Si tratta di una veemente laudatio di Pasquino, scritta ad un decennio circa di distanza dalla sua tragica uccisione. L'ignoto autore di questa lettera riprende lo schema classico de morte persecutorum, la fine degli assassini, ad esempio quella dei cesarecidi Brutto e Cassio nella vita di Cesare di Svetonio, e passa in rassegna la maledizione e la fine ingloriosa toccata ai percussores, agli assassini di Pasquino. Tra questi, oltre allo stesso principe Gian Galeazzo, è nominato il Barbabara, anzi i due Barbabara, Francesco e il fratello Manfredo. Vi ho riportato il pezzo, in vero un po' oscuro, secondo la trascrizione che ne ha data Francesco Novati nelle sue carte autografe. Il manoscritto è vergato in scrittura tedesca bastarda, di lettura assai imperia, almeno per me. Et Franciscus ille Barbabara ad furorem populi a Mediolano tota sua spogliata domo e domestici strucidati sprofugi. E Francesco Barbabara fuggì da Milano furor di popolo, dopo che la sua casa fu saccheggiata e i suoi servi trucidati. Et frater qui de meius carceratus in cavea, et captivus steti de bigamia, quamquam miserat biennio, e rimase prigioniero per la bigamia che avrebbe commesso per 2 anni, compulsus fateri, costretto a confessare, uxorem prostitutam. Poi con una precisazione a mo' di glossa, id est precio statutam. Un beffardo ritratto del Barbabara si ritrova anche in una delle favole di uno sconosciuto autore milanese, tale Francesco Lavergi. Questa storia è in prosa, trasmessa dal solo manoscritto Vaticano Latino 3143, si modellano su fonti apparentemente lontane. Da un lato le res memorande di Petrarca, dall'altro le facezie di Poggio Barciolini. Tra le tante si legge il detto del bizzarro cuoco di Gian Galeazzo. Dopo aver scherzato a mensa sulla guerra incombente con i fiorentini, il cuoco, quando vide il duca ansioso e afflitto da tante premure, disse che non c'era da meravigliarsi che gli fosse tormentato. 2 imprese impossibili infatti tentava il duca: la prima di non avere confini, la seconda di rendere grasso Francesco Barbabara, uomo macilento che brucia di somma cupidigia. E così chiudeva in un sol motto sia lo sfrenato appetito di potere del duca, sia l'immensa cupidigia di ricchezze e l'ambizione di Francesco Barbabara. Ma torniamo all'ecloga. Quest'ecloga di Angela è la testimonianza letteraria più antica nel tempo sul Barbabara e chiaramente di tutt'altro tenore rispetto alle precedenti. Per la poetessa veronese il Barbabara è il pastore esule. È stato privato dei suoi campi e del suo gregge. È stato quindi usurpato dal suo ufficio a corte. Si rivolge a lui quando è caduto in disgrazia. Nonostante tutto, il suo prestigio non è stato scalfito. Lei lo ha sempre portato e sempre lo porterà in cuore con la devozione più pura. Versi 27-28. Pura pietate sub corde, sempre qui, sempre fera. Ma una precisazione importante.
Leggiamo i versi 25-26. Assaltemmere agrates e premere etis. Non quod notum te quam visim paramavi. Anche qui è uno degli esempi dell'endout. Angela mutua le parole di Petrarca, nello specifico dall'ottava epoca del cupo di Cuccarmen. Ma è decisiva la distinzione rispetto alla fonte, dicendo nomine quod te notum, la Nogaroda lascia intendere di non aver conoscenza diretta del Barbavara. Chirulo, nonostante sia impar, di impari condizione, ha sempre avuto cuore, sempre amavi mecenate, sebbene ne conosca solo la fama, la nomea. Angela, il Barbavara lo conosce solo di nome. Venuta al corrente di quel che è successo, della sua sventura, la donna gli dedica quest'epiloga, che è a tutti gli effetti una consolatoria. Sono versi scritti per l'alivio del suo dolore di esule, estromesso a forza dalla corte. E chissà se il Barbavara, sempre che l'epiloga gli sia davvero pervenuta, avrà condiviso quel che di Angela diceva Savalino degli Arienti. Chi la udiva ne pigliava molta consolazione. Grazie. Ringraziamo il dottor Cacentini e il professor Cacentini per questa puntualissima di questa presentazione del libro di Angelo Novarolo e la puntualissima interpretazione sotto tutti i punti di vista letterario e legato anche politico. Siamo giunti alla fine di questa sessione. Diamo al banco i relatori di questa sezione per fare il solito interrogatorio. Anche pensando, ha scritto anche sulla cetta, andando un po' indietro, pensando anche all'Ariosto e Turpino, altre cose, così il lavoro di Sergio Zatti è molto importante. Ma volevo menzionare un nuovo libro uscito solo l'anno scorso a Toronto, in Canada, da uno studioso che si chiama John Snyder, e il titolo è appunto Dissimulation and the Culture of Secrecy in Early Modern Europe. Che è un libro molto, mi pare che abbia vinto anche dei premi, un libro molto importante che parla appunto di questa cultura
anche con un occhio alla cultura figurativa artistica, in maniera come lei seguiva un po', o ci ha fatto pensare un po' a questi concetti di Castiglione, dando un'occhiata anche ai quadri. Snyder fa un tutto probabilmente. Comunque per voi altri, John Snyder, un libro molto molto bel fatto. Altro intervento? Silenzio. Allora io propongo che chiudiamo questa... Davanti deve fare una comunicazione di servizio prima della fine del segno. Abbiamo fino alla metà il pullman batte alle 8:30, dunque possiamo discutere ancora 5-10 minuti, ma ci sarà un'annuncia di servizio prima della chiusura. Piacevole almeno per i borsisti. Per decisione del presidente dell'istituto, il volume degli atti dell'anno scorso, il volume che è stato stampato da recente, il volume è offerto ai borsisti, non è offerto. Il volume è offerto ai borsisti e anche la seconda indicazione è per i borsisti e anche per i congressisti. Se volete avere numeri antecedenti, ci sarà un sconto per tutti coloro che comprano questi volumi. Se siete interessati da volumi precedenti, dove indicarlo domani mattina, perché il signor Valenti prenderà l'elenco dei numeri richiesti e in questo modo potrete avere soddisfazione nella giornata. Dunque, numero di quest'anno, omaggio ai borsisti, e numero antecedente con uno sconto è possibile, ma è necessario chiedere veramente all'inizio della seduta alle 9 per motivo di organizzazione materiale. E questa è stata la comunicazione. Sì, questa era la comunicazione, la doppia comunicazione. Il pullman parte alle 6:30, vale a dire flash 6-7 minuti.